Black Rose e Gabriele danno il benvenuto al pubblico di Radio Derby Web in questa nuova puntata di Sei Zampe On Air e vi invitano a seguire le nostre avventure, tutte rigorosamente sei zampe, sui nostri siti internet www.seizampe.blog e www.swite.com/seizampe, oltre che sulle nostre numerose pagine social, facilmente rintracciabile cercando le parole Sei Zampe su Facebook, Instagram, YouTube. Ricordiamo che Sei Zampe On Air ha l'unico, piccolo ma grande scopo di condividere le nostre esperienze, raccontandole in prima persona. Sei Zampe On Air, puntata 3, 2023-2024. Raduno Van Dog a Borgo Mazzano. Van Dogs. Van, ovvero furgoni, autocarri, in generale veicoli più o meno attrezzati, e dogs, ovvero cani, coi loro conduttori, ovviamente. Cioè, non so se mi spiego, decine di cani, conduttori, veicoli, in un unico contesto, e col dettagliatissimo programma da rispettare. Secondo cui chiunque dei partecipanti, ovviamente nel pieno rispetto di ciascuno, avrebbe potuto fare quel che gli pareva, pare un sogno. Ed invece esistono dei gruppi nella realtà, non solo social, e degli eventi così. Sì, è un sogno, ma è uno di quelli che veramente si avverano. Avevo partecipato altrove in passato ad un evento di questo ormai noto, almeno sui social e per gli addetti ai lavori, diciamo così, di questo gruppo molto attivo, che di appena 2 giorni invece che di 3, come quello di cui sto parlando, e soprattutto ho partecipato con Fata. Come sarebbe andata con Black Rose? Beh, adesso pian piano ci arriviamo. Siamo partiti come sempre alla mattina, di buon'ora, con un'andatura assolutamente tranquilla, per arrivare in loco nel corso del pomeriggio di questo weekend di inizio giugno, già prettamente estivo. In effetti, a giugno, all'estate, diciamo così, dal calendario, mancavano poche settimane. Caldo, sereno, nonostante i dubbi generati dalle previsioni, ma sì, parliamo di quelle previsioni che sempre più spesso indicano sole pieno con possibilità di annuvolamenti e qualche temporale, oppure al contrario pioggia, ma con un'ampia possibilità di schiarite. Praticamente è come dire pianura in Valpadana, così si prendono sempre, gli piace vincere facile. Il posto è raggiungibile facilmente, sebbene sia piuttosto nascosto. Si trova in una zona attigua al fiume Serchio, nei pressi di Borgo Mazzano, in provincia di Lucca, a poco meno di 100 metri di altezza. Il centro abitato è piuttosto vicino, ma ci si ritrova ai margini della zona industriale, in un contesto che è sì aperto al pubblico, ma molto, molto nascosto dagli occhi e di non immediata raggiungibilità, perché bisogna attraversare un breve percorso di proprietà privata, sebbene aperto al transito pubblico. I puristi del campeggio nelle strutture appositamente attrezzate storceranno un bel po' il naso, sapendo che di fatto abbiamo fatto sosta libera, ma avvisando le autorità competenti e soprattutto lasciando più pulito tutto l'ambiente circostante di come l'abbiamo trovato. In realtà il termine tecnico sarebbe campeggio abusivo, ma sorvogliamo. Noi siamo stati tra gli ultimi ad arrivare, in una piazzola, diciamo così, ai margini del cerchio, già popolata da qualche decina di veicoli e che varietà di mezzi, di persone, di cani, ma anche lì ci arriveremo. È stato bello rivedere quadrupedi e bipedi dopo mesi dall'ultimo, per me primo, raduno fatto con questo bel gruppo e vedere quante altre new entry nel frattempo ci sono state. Molto bello è stato pure conoscere nuovi cani, appunto, ed ammirare altri veicoli, ma come detto, tempo al tempo. C'era chi aveva tenderini aperti, chi dei semplici gazebo appoggiati lì con o senza pesi,
Io ho fatto un racconto di cosa mancava, l'indomani avrei riassunto il tutto in una sola semplice parola. Ombra, o meglio, qualcosa che facesse ombra, anche spazio. Rosa ed io siamo subito andati ad esplorare il vicino boschetto da cui raggiungere il fiume Serchio, in un punto in cui è piuttosto largo, ma perlomeno in quel frangente davvero poco profondo, oltre che inaspettatamente limpidissimo. Questo tardo pomeriggio è stato dedicato al riposo e alla reciproca conoscenza, oltre che ad una bella e notevole cena, all'aperto ovviamente, sotto un tetto di cielo e di stelle. Più wild, ovvero selvaggio di così, direi impossibile. La notte è trascorsa tranquilla e, come sempre, l'allestimento notturno della mia steppina l'avevo già completato alla luce del sole. Non che temessi chissà che cosa, ma era abitudine. Abbiamo ricevuto, e l'avremmo ricevuto pure l'indomani, la visita di una pattuglia delle locali forze dell'ordine. Sarà che, bene per i residenti del luogo, non avranno avuto un granché da fare, sarà che sono stati chiamati da qualcuno che ci ha visti lì accampati, del resto la strada statale è piuttosto vicina, ma sono comparso unicamente per verificare che non facessimo nulla di strano, ecco, diciamo. Come sempre, l'indomani mattina ci siamo alzati prima di tutti, Rose e io, poco dopo le prime luci dell'alba, forse addirittura prima di ipotetici galli. Ho montato la tenda da doccia alla meno peggio ed eccomi bello fresco, pronto per fare bella, cosa erano 5 secondi, la mia Rose, ed entrambi dopo prontissimi per iniziare l'esecuzione del programma della giornata, se solo ci fosse stato. Esatto. Programma libero, tutti dormono, saranno sì e no le 6 di mattina, in previsione del successivo, sicuro caldo afoso. Dai, piccolo demone nero, mettiamoci in movimento. Abbiamo esplorato, si fa per dire, di nuovo il boschetto nelle vicinanze, lambito il fiume Serchio e carino quel ponte ferroviario lassù, ma che ci fanno quelle persone sui binari? Ah, sta a vedere che un ponte ferroviario è pedonale insieme. Come unire le due parole in una sola? Torniamo indietro a piedi lungo il percorso che abbiamo fatto il giorno prima in macchina e dopo un breve camminamento eccoci al punto di accesso al ponte, facilmente raggiungibile. Sorvola di fatto tutta la larghezza del cerchio ed affianca una modesta ferrovia, sicuramente una tratta locale, accanto ad essa, ma ben riparato ovviamente. I treni suppongo siano soprattutto di pendolari, magari di turisti nei weekend, chissà, e pare essere lo stesso trenino a fare avanti ed indietro, su e giù, lungo questi binari che almeno in questo punto appaiono quasi sospesi nel vuoto. Da questo ponte vediamo il cerchio dall'alto, eppure la zona in cui ci siamo accampati ovviamente. Giungiamo nei pressi di una stazione ferroviaria visibilmente abbandonata, sebbene pare da non troppo tempo, ed un piccolo centro abitato, suppongo una frazione di Borgo Mazzano. Vediamo un bar aperto, ma è il genio, non ho con me moneta, pazienza, chi se ne? Noto una situazione che nelle città è impossibile da trovare, che sicuramente non è la prima volta che mi accade di vedere, ma è la prima volta, questo sì, che mi balza l'occhio, vero? Un autobus di piccole dimensioni che evidentemente ha terminato il proprio giro, viene parcheggiato e il cui conducente si dirige poi, presumo, verso casa. Ecco perché mi si accende la lampadina. Ho trovato spesso in piccoli contesti urbani autobus dall'evidente uso come servizio pubblico parcheggiati in punti, a mio avviso, improbabili, impossibili, insensati. Sì, ora inizia davvero a fare caldo. Almeno secondo i miei parametri vitali, ma non saranno nemmeno le 8 di mattina, forse nemmeno le 7. Dai, Rosa, ritorniamo indietro e cominciamo ad incrociare qualche altro compagno di vacanza, i più mattinieri, a parte noi si intende. Il resto della giornata trascorre al campo base tra chiacchiere e passeggiate, conoscenze reciproche tra cani e cani, umani ed umani, cani ed umani, e l'autopasti, tanto a pranzo quanto a cena. Viene a trovarsi anche un personaggio che è tra i fondatori del gruppo, oltre che membro della protezione civile, assieme ai suoi due malinois da ricerca persone. Si presenta con uno strano treno composto da un vecchio monovolume tracciato di tutto punto,
praticamente autosufficiente, come disse lui con un pizzico di sano orgoglio, avendo allestito il tutto in completa e totale autonomia, ed una caravan, una roulotte, da lui acquistata, dice, per poche centinaia di euro e sapientemente e piacevolmente restaurata. Due di noi, io faccio da spettatore, si nascondono nel boschetto, il punti per quanto possibile più distante fra di loro, ed i Malinois vengono lanciati alla ricerca. Prima uno, poi l'altro, in uno, forse 2 minuti al massimo, si sentono i cani abbaiare, ed in breve ecco i due ricercati comparire dinanzi a noi, quasi spinti da queste meravigliose creature che, sebbene in addestramento, hanno dato a tutti una grandissima dimostrazione delle loro innate capacità. Quanto abbiamo da imparare dai nostri amici cani, e non solo, dagli animali tutti, dalle cose più basiche, ma che non riusciamo a considerare, ammesso e non concesso che come esseri umani ci siamo mai riusciti, a queste che, se non sono più complesse, sono di sicuro importanza vitale. Il dopo cena è stato molto interessante, tra giochi di gruppo e chiacchiere varie. Oltre che qualche bicchierino davvero di troppo per alcuni, non per me però, o almeno erano mitigati da una cena strabbondante. Rosa nelle ore pasti se ne stava però a riposare in macchina, troppa confusione ancora, tra l'altro ha mangiato veramente poco, si è rifatto comunque al ritorno a casa. Di nuovo il momento della nanna è arrivato a notte fonda, ma non prima di un veloce giro pipì per Rosa. Poi di nuovo in piedi, cioè poi l'indomani mattina. Breve giro nei paraggi e poi una bella rinfrescata, questa sì, nel fiume Serchio, che acqua limpida, pulita, rinfrescante, forse davvero sempre così. Magnifica è stata la colazione di gruppo, dopo il primo caffè in macchina, si intende, con la mia moca, e poi a metà mattina con le prime partenze, tra cui la nostra, ma con molta calma. Aver preso e ripreso contatti per poi ritrovarsi in un futuro prossimo fisicamente, ma in quello immediatamente successivo, almeno nei social, eccoci, è il momento del resoconto. A non ancora, manca un perlomeno curioso aneddoto sul viaggio di ritorno, da me svolto evitando l'autostrada e percorrendo da Firenze il famoso passo del Muraglione. In breve tempo il cielo da sereno è diventato nero, ma proprio nero, ed è iniziato a piovere in maniera davvero violenta, dato che con la massima velocità del tergicristallo pareva non essere sufficiente. L'automobile davanti a me è accostato e poi ho fatto anche io, ma le poste d'acqua sembravano marroni, molto, molto strano. Memore del recentissimo disastro ambientale che aveva colpito nelle settimane immediatamente precedenti questa uscita ai territori molto vicini a quelli che stavamo attraversando, guardai verso il monte, stava venendo giù della terra, veloce, copiosa. Ok, di nuovo in moto in viaggio, poiché l'idea di fermarsi, dato l'incessante piovere, terra, in un battibaleno era diventata lo scenario peggiore. Così, a tratti davvero a passo d'uomo, a tratti un po' più velocemente, attraverso condizioni climatiche che si estremizzavano, si minimizzavano da un momento all'altro, siamo arrivati prima in collina, perché il passo è veramente alto, poi in pianura, lasciandosi dietro il maltempo, qualche timore che naturalmente in me era sorto. Sì, il momento del resoconto è arrivato. Parliamo di numerosi veicoli? Si andava dal piccolo furgoncino attrezzato al van di produzione seriale, ai classici van di stampo automobilistico, prodotti ed allestiti da aziende tedesche, ma la maggior parte dei presenti viaggiavano o addirittura vivevano, ebbene sì, c'erano anche dei full-timer, su veicoli piccoli o medi, nella maggior parte dei casi autoallestiti. Che fascino. Parliamo dei cani, indiscussi protagonisti di queste uscite. Enorme era la varietà dei nostri amici a quattro zampe presenti, davvero improponibili nel loro insieme, ma capaci di ammutolire ogni eventuale paura o timore nostro, di noi bipedi. Non c'è praticamente stato un solo abbaio, tutto è filato liscio. Del resto, in un ambiente nuovo per tutti, perché perdere tempo a bisticciare? Parliamo delle persone del gruppo? Molteplici mescolanze di età, carattere, gusti e preferenze, ma uniti dalla grande passione per i cani e dalla consapevolezza di essere dei privilegiati, in quanto non padroni o possessori, bensì conduttori del proprio binomio uomo-cane. Piacevole è stata la location, non troppo selvaggia a dire il vero, perché da sole siamo stati in posti ben più impegnativi da questo punto di vista, ma realmente adatta a tutti.
anche coloro che amano sì il proprio cane, le uscite col proprio cane, ma che di selvaggio non hanno proprio niente. Bravo me alla fine, brava soprattutto Black Rose. Speriamo in un prossimo raduno del gruppo. Noi nel frattempo sapremo bene come divertirsi. Black Rose e Gabriella ringraziano Radio Derby Web per lo spazio concesso a questa puntata di Sei Zampi On Air e soprattutto a tutto il pubblico che ci ha ascoltato. Avete suggerimenti, idee da proporre oppure luoghi ed itinerari da visitare? Sei Zampe, chiocciola seizampe.blog. Chiamateci, scriveteci, ma fatecelo sapere.